corso. Infatti vi invito ad iscrivervi e a mettere like e vi invito ad iscrivervi, già che ci siamo, anche alla pagina Facebook, dove ovviamente vi aggiorneremo sulle novità e sui vari corsi. E vi preannuncio già che martedì prossimo ci sarà ovviamente un altro webinar, non la mattina ma al pomeriggio, nel quale parleremo di ionizzazione, sistemi per ionizzare l'aria. Bene, ringrazio ancora tutti per la presenza e passo la parola ad Antonio. Antonio? Mi fai diventare relatore? Sì, vai. No, vedo che ancora non mi permette, sai? Ecco, Dovrebbe essere attivato ora. dovremmo esserci ora. Buongiorno a tutti. Beh, intanto ringrazio Glauco per l'introduzione e comunque voglio ringraziare tutto lo staff del corso che ha promosso e organizzato questo webinar. Sono delle opportunità, insomma, che in questo momento stiamo tutti sfruttando del corso, ma anche la nostra azienda, e quindi ben venga la possibilità di poter creare questi piccoli spazi di informazione. L'obiettivo della chiacchierata odierna riguarda, visto anche il periodo che stiamo tutti attraversando, l'ambito sanitario. La nostra azienda opera da circa 30 anni nella produzione di sistemi atti a realizzare canali per il trasporto dell'aria. Chiaramente il tema igiene e qualità dell'aria in questi 30 anni è stato per noi un tema centrale. Abbiamo sempre cercato di lavorare per rinnovare i nostri materiali, proprio con l'obiettivo e la finalità di poter offrire delle prestazioni superiori da un punto di vista proprio di igiene. Quando parliamo di canale aria, parliamo di una soluzione che sostanzialmente passa tramite la valutazione di varie prestazioni. Sicuramente l'argomento igiene, in questo momento in particolar modo, mi sento di dire che viene facile poter sottolineare che è l'argomento principe. Vero è che comunque quando parliamo di luoghi e di ambienti come l'ambito sanitario, come l'ambito ospedaliero, sono anche altre le caratteristiche che devono essere prese in considerazione da tutti nella scelta dei diversi materiali. Abbiamo cercato di riassumere con questa slide quelle che a nostro giudizio sono le principali caratteristiche. Tralasciando un attimo l'argomento igiene, che sarà poi oggetto dell'approfondimento che seguirà, abbiamo, ecco, inserito un po' con un ordine anche abbastanza logico altri temi che ci sentiamo di dire sono chiave nevralgici nella scelta dei nostri materiali. Sicuramente l'argomento sicurezza in caso di incendio è sempre stato e tuttora rimane comunque un argomento molto importante. Quando parliamo di canali, parliamo di materiali che non rientrano nella categoria intesa come prodotti da costruzione. Per materiali come i nostri, vige una normativa europea recepita anche come UNI nel 2004, è una normativa non armonizzata. Per questi materiali sono previste delle prove prestazionali per valutare aspetti quali conduttività, tenuta pneumatica, rigidezza e altro. L'argomento fuoco viene ad oggi recepito in chiave di reazione al fuoco, ancora con le cosiddette convenzionali classi italiane. Per tutte le attività, quindi anche gli ospedali compresi, vige tuttora il DM 31 marzo 2003, il quale per le condotte preisolate continua a richiedere la classe di reazione al fuoco 01. Sono comunque a disposizione da parte nostra anche test fatti secondo il metodo di prova europeo. Mi riferisco alla 13501 parte 1, l'azienda opera in diversi paesi del mondo, circa 100, ci sono alcuni paesi in Europa che anche per quello che riguarda la parte impianti e quindi anche i canali hanno recepito obbligatoriamente il rispetto delle euroclassificazioni.
Questo è non solo il motivo per cui effettivamente l'azienda si è attivata ancora anni fa nell'ottenere le diverse attestazioni, siamo in grado rispetto alla nostra gamma di poter rispondere con le autoclassificazioni BS3D0, ovvero BS2D0 in base al tipo di materiale. Abbiamo nel corso degli anni, proprio in chiave di ricerca, effettuato prove non solo di piccola scala, un po' come quelle che qui ho raccontato, abbiamo effettuato anche prove di grande scala a titolo di ricerca. Sono disponibili infatti test fatti seguendo l'iter dell'ISO 9705. Parliamo di un test che si chiama Room Corner Test. Sostanzialmente parliamo di una prova che permette per 20 minuti di simulare un incendio generalizzato, con un attacco termico che parte da 100 kW per simulare l'innesco dell'incendio e arriva fino a 300 kW per simulare la fase di sviluppo dell'incendio. Test quindi di grande scala che vanno unitamente ai test di piccola scala a confermare la sicurezza in grande scala offerta dal nostro tipo di materiale. Stiamo parlando quindi di prove sperimentali, prove queste che ci hanno permesso qualche anno fa di poter effettuare un primissimo studio, quantomeno nel settore canali aria, in veste di Fire Safety Engineering. Ci siamo quindi avvalsi della tecnologia informatica e soprattutto di esperti del settore per andare dai dati sperimentali, quindi prove fuoco e fumi, l'argomento successivo, quindi test di valutazione da un punto di vista di tossicità e opacità dei fumi di combustione, effettuati anche in questo caso secondo prove francesi piuttosto che standard europei. Sono in questo caso prove volontarie. La legislazione italiana, per quello che riguarda l'argomento fumi, non richiama obbligatoriamente rispetto di nessuna attestazione. La nostra azienda ha lavorato negli anni per rinnovare la schiuma poliuretanica e la nostra schiuma poliuretanica ci permette di poter rispondere ai più alti standard in chiave di prevenzione incendi sotto la veste propagazione e fumi di combustione. Per quello che riguarda la parte fumi, secondo lo standard francese, noi rientriamo in una classificazione che va dalla F0 alla F5. F0 la migliore, F5 la peggiore, in una scala che rientra nella F1. Per darvi un'idea, nei nuovi ETR 1000 sono presenti i nostri canali proprio per il fatto che sono in grado di poter rispondere ad elevati standard in termini proprio di comportamento di tossicità e opacità dei fumi di combustione. Questi risultati, quindi di propagazione e di rilascio fumi, sono stati utilizzati per un primissimo studio di Fire Safety Engineering. È stato proprio simulato un incendio reale in un edificio, ricreato al computer. Ai materiali presenti nell'ambiente è stato assegnato il relativo comportamento frutto da prove sperimentali, così facendo anche per i nostri materiali. Lo studio sostanzialmente ha permesso di poter confermare come il nostro tipo di materiale sandwich, alluminio, poliuretano espanso ad acqua, alluminio, sia in grado di poter, in caso di incendio, circoscrivere la propagazione grazie all'effetto di autoestinguenza e conseguentemente a questo garantire un rilascio molto basso in termini di qualità e quantità proprio di fumi sprigionati nella fase dello stesso incendio. Sono questi temi che da sempre l'azienda affronta e cerca quindi di innovare i materiali perché quando parliamo insomma di sicurezza è chiaro che la sicurezza è che in luoghi come questi, se ne sta parlando molto sotto altri aspetti in questi giorni, è comunque una caratteristica chiave. L'argomento sicurezza, se è vero che nei primissimi anni di attività anche per noi era esclusivamente una sicurezza chiamata in termini di sicurezza in caso di incendio, va detto che nell'ultimo decennio almeno si è spostata anche in chiave di sicurezza in caso di sisma. Come sapete, nel 2018 sono state recepite delle nuove norme tecniche sulle costruzioni e delle successive circolari recepite a febbraio 2019. Va detto che già le precedenti NTC del 2008 contemplavano che anche i cosiddetti elementi non strutturali, dove rientrano gli impianti, quindi nella fattispecie anche i canali aria, dovevano rispondere con una relativa verifica sismica. La nostra azienda ha lavorato negli anni per poter andare a caratterizzare i materiali. Ci sono aspetti chiave su tutti il fatto di poter vantare una estrema leggerezza, unita anche ad un'elevata rigidezza flessionale. Aspetti questi che hanno permesso all'azienda di poter andare a verificare che la soluzione di canale preisolato P3 Ducta, da un punto di vista sismico, si confermi essere una soluzione vincente. Vero è che queste caratteristiche migliorative della soluzione canale preisolato non vanno poi comunque ad eliminare la necessità di dover comunque controventare il relativo canale in funzione
la diversa zona a rischio sismico e in funzione della diversa classe di utilizzo. Ecco il motivo per cui siamo arrivati nel 2016 a sviluppare un primo kit di staffaggio antisismico snello, quindi proprio adatto e ottimizzato per canali vantaggiosi come i nostri, sistema di staffaggio antisismico che nel 2018 è stato testato su prova sperimentale di grande scala, ovvero proprio è stato sottoposto a reali picchi di terremoto. Abbiamo simulato terremoti tipo Norcia 6.5 scala Richter, per andare a verificarne in grande scala proprio la risposta in termini proprio di rigidezza meccanica. Tutto questo, quindi l'elaborato di questo nostro lavoro, è stato incluso in una guida tecnica. Sono state create delle tabelle di facile consultazione per poter arrivare a definire in base appunto alla zona a rischio sismico 1, 2, 3, 4, piuttosto che la classe di utilizzo, un passo di interasse di controventatura trasversale e longitudinale. Quando parliamo di attività sanitarie, queste, come sapete, rientrano nella classe di utilizzo 4, attività strategiche. In caso di terremoto, l'impianto deve continuare a svolgere la sua funzione. Non è ammessa nessuna perdita di funzionamento. Quindi risulta ancora più importante per applicazioni come queste, nella fase di progettazione, andare anche a valutare dal punto di vista di sicurezza anche l'argomento sismico. Va detto a riguardo che per facilitare proprio il lavoro di progettazione, quindi dei progettisti, siamo arrivati a sviluppare delle famiglie BIM, quindi Invested Building Information Modeling. Abbiamo creato delle famiglie per la parte canali, quindi tronchi diritti, curve, derivazioni, pezzi speciali e altro. Siamo arrivati poi successivamente anche a disegnare gli oggetti BIM per quanto concerne la parte di staffaggio. Abbiamo preso le regole di controventatura da noi create per i nostri canali e le abbiamo implementate in modo automatizzato, compatibili per Revit, per fare in modo che a progetto avvenuto, avendo imputato il tipo di materiale, conoscendo le dimensioni del canale, andando ad abilitare con delle tendine molto rapide la zona a rischio sismico e la classe di utilizzo, in automatico è possibile ottenere un corretto posizionamento della controventatura e una relativa reportistica. Questo proprio per andare ad aiutare, a facilitare un'attività che comunque ad oggi richiede un qualcosa che effettivamente non sempre viene anche dal punto di vista di impatto economico pienamente remunerata. Quindi ecco, in chiave di servizio l'azienda quello che ha cercato di fare è lavorare in chiave di ricerca, di sperimentazione, offrire delle soluzioni, ma anche offrire degli strumenti di lavoro proprio atti a facilitare il lavoro di chi si occupa proprio della parte di progettazione. Usciamo dall'ambito sicurezza, va detto che saltiamo a parlare di sostenibilità, questa è una tematica che è sicuramente una tematica in forte ascesa come tematica di rilevanza e di importanza. Possiamo dire che prima del Covid-19, per quanto ci riguarda, la tematica su cui stavamo lavorando a pieno ritmo è la tematica economia circolare. L'azienda ha iniziato un percorso dai primissimi anni 2000 proprio in chiave di impatto ambientale. Abbiamo innovato il settore delle schiume poliuretaniche andando a mettere a punto una soluzione di schiuma totalmente espansa mediante l'impiego dell'acqua, della sola acqua del rubinetto. Va detto che nei primissimi anni di attività dove siamo arrivati a promuovere, quindi era l'anno 2000, questo tipo di soluzione di pannello sandwich con schiuma poliuretanica espansa d'acqua, effettivamente la sensibilità non era quella che esiste oggi. Eravamo anche poco capiti. Noi abbiamo fatto quel tipo di scelta e di passo, obbligati per il fatto a dover, per una questione di buco dell'ozono, mettere da parte gas ritenuti impattanti, ovvero idrocloro-fluorocarburi. Da lì possiamo dire che è partita una mission aziendale. Siamo arrivati nel 2006 ad effettuare un primissimo studio di life cycle assessment, cioè da una valutazione limitata al solo agente espandente ci siamo allargati a valutare dalla nascita fino alla morte quelli che sono gli impatti ambientali per estrarre le materie prime, produrre il materiale, portarlo, costruire e valutare il fine vita. Questo nostro studio di LCA ha ottenuto una convalida tramite un ente di parte terza. Abbiamo ottenuto una dichiarazione ambientale di prodotto EPD, quindi un ente di parte terza. Questo sta a significare che noi otteniamo una convalida tramite un'ispezione interna in fabbrica ad opera di un ente certificato validato, che viene proprio a verificare i diversi valori di impatto ambientale. Come sapete, negli ultimi anni è stato recepito in Gazzetta Ufficiale
in linea con delle direttive europee, dei criteri ambientali minimi che si applicano ad oggi per tutta la pubblica amministrazione, sanità compresa. Questi criteri ambientali minimi, l'ultima versione risale all'ottobre 2017, sostanzialmente vanno a contemplare in chiave di criteri ambientali tutta una serie di indicazioni ai quali i materiali devono rispondere. Per quello che riguarda la parte materiali isolanti, viene chiesto che sostanzialmente questi materiali vengano prodotti partendo da materie prime riciclate post-consumer. Noi dal 2018, per rispondere a questo tipo di esigenza per la pubblica amministrazione, ma lo facciamo comunque per tutte le nostre applicazioni, abbiamo iniziato ad utilizzare dei particolari materiali che vengono prodotti partendo dal PET, dalle cosiddette bottiglie di plastica destinate allo smaltimento e che invece vengono riutilizzate e recuperate per poter andare a generare materia prima che arriva a noi e ci permette di poter andare a produrre una spuma poliuretanica che ancora una volta, tramite certificazione di parte terza, dimostra di vantare una percentuale media stimata intorno al 3-4% in linea con quello che è richiesto dai CAM che per prodotti in poliuretano espanso rigido va chiedendo una percentuale compresa tra l'1 e il 10%. Dicevo, l'azienda era a pieno titolo incentrata su questo tipo di attività, perché di fatto è comunque un tema che sta abbracciando molto anche il mondo industriale, noi compresi, ed ecco che se questo, ecco, è quello che ad oggi l'azienda è arrivata a sviluppare in chiave proprio anche di economia circolare, si sta da un lato lavorando per aumentare questa percentuale, dall'altra si sta lavorando con enti universitari, con progetti di ricerca, per andare sostanzialmente a cercare di dare un senso al fine vita dei nostri e di altri scarti di produzione barra lavorazione che si incontrano nella fase di cantieristica. È partita un'attività proprio di ricerca finalizzata a far sì che gli scarti normalmente destinati al fine vita e quindi sostanzialmente alla discarica possano essere utilizzati per poter rigenerare nuovi materiali. Un esempio che posso portarvi è con primissimo embrione. Pannelli ad alta densità, quindi parliamo di pannelli con densità tra i 300 e i 500 km cubo, destinati per applicazioni tipo camion frigo, carava, applicazioni in cui c'è necessità di caratteristiche sì di isolamento, ma anche da un punto di vista proprio strutturale di meccanica. Questo è un percorso avviato che proprio va nella direzione di poter pensare che sempre di più si possa avere che i materiali non vengano direttamente smaltiti in discarica, ma possano dare vita, effettivamente dare forma a nuovi materiali. Questo è un qualcosa che è contemplato, step successivo, dai vari protocolli ambientali a livello mondiale. Noi siamo partiti parecchi anni fa nel fare delle mappature secondo protocolli tipo americano LEED, o più recente, novità proprio dell'ultimo momento, secondo un protocollo UK BREEAM. Parliamo di protocolli che danno delle regole per poter andare a certificare gli edifici dal punto di vista di impatto ambientale e non solo. Abbiamo lavorato come azienda nel sottoporre tutti, a parte le caratteristiche, i test report dei nostri materiali e siamo arrivati sostanzialmente a mettere in evidenza quali sono le caratteristiche che i nostri materiali sono in grado di poter offrire per il conseguimento dei crediti necessari alla certificazione del singolo edificio. Quindi siamo in grado di potervi supportare fornendovi queste mappature che abbiamo effettuato con chiaramente società esterne specializzate in materia, per potervi da subito mettere in evidenza quali sono i punti cardine della nostra soluzione canale aria. Un percorso che continua con una certa logica, almeno a nostro giudizio, da sostenibilità, mappature ambientali, si arriva a parlare, a toccare la leva risparmio energetico. È risaputo che di fatto la struttura sanitaria è comunque una delle opere, delle strutture più energivore. Abbiamo a riguardo dalla nostra la possibilità di poter vantare una soluzione di canale aria che è in grado di poter garantire per la presenza del poliuretano espanso valori di conduttività termica molto bassi. Nella fattispecie parliamo di valori che si attestano intorno ad uno 0,022 watt metro grado Kelvin, circa misurato a 10 gradi. Unitamente al fatto che come soluzione canale aria riusciamo a garantire una tenuta pneumatica pari alla classe C. Ecco, queste caratteristiche, queste prestazioni sono state oggetto di uno studio di life cycle costing che si è valutato proprio in una case history ospedaliera, che
che ha permesso di mettere in evidenza come di fatto, oltre al costo di prima realizzazione, i costi di gestione monetizzati per circa 30 anni di attività siano molto impattanti, molto onerosi anche per quello che riguarda gli impianti meccanici, e lo studio ha permesso di mettere in evidenza come la nostra soluzione di canale aria, grazie ad un elevato potere isolante e grazie ad un'elevata tenuta pneumatica in termini proprio di classe, quindi minori perdite per fuoriuscita, dimostri rispetto ai tradizionali condotti lamiera di garantire nel corso della sua vita, come costo di gestione, una riduzione economica molto importante. L'ultima tematica è la tematica acustica, magari potrebbe essere una tematica che apparentemente, ecco, potrebbe risultare meno strategica per un ambiente sanitario, però penso che sia indubbio che ci siano comunque degli ambienti all'interno dell'ospedale, degenze su tutti, che effettivamente comunque richiedono un certo tipo di comfort acustico. Riguardo l'azienda ha lavorato ancora una volta tramite prove sperimentali, come vedete è un po' un nostro master, per proprio il fatto di poter arrivare a dichiarare e fornire dati oggettivi basati su prove sperimentali. Abbiamo lavorato con l'Università di Padova, abbiamo effettuato delle prove sperimentali proprio in camera riverberante, siamo arrivati a caratterizzare il materiale sostanzialmente dal punto di vista di break-in, break-out e attenuazione lineare. Siamo arrivati a creare anche in questo caso delle tabelle che permettono sostanzialmente di poter andare a verificare su tutti, per esempio, l'attenuazione lineare offerta dalla nostra soluzione di canale aria in funzione alla frequenza in banda d'ottava e alla dimensione minore della sezione canale aria. Tutto questo è stato ancora una volta, come l'aspetto sismico, preso e portato in chiave di software all'interno di un altro strumento di calcolo che noi mettiamo a disposizione, ovvero un software di progettazione, che oltre a consentire il dimensionamento della rete idraulica, permette, attivando la funzione, quindi rumore generato al ventilatore, sfruttando questi valori da noi già valutati sperimentalmente, di poter andare a predire, a livello di progettazione, il comportamento in termini di trasmissione di potenza sonora lungo sostanzialmente la rete idraulica. Ancora una volta, per poter da un lato rispondere con dei dati oggettivi e quindi prima poter prevedere quello che poi avverrà nel cantiere, ma anche al tempo stesso, ancora una volta, offrire strumenti per poter facilitare il lavoro dei vari professionisti. Questa, ecco, era una carrellata rapida sostanzialmente per inquadrare un po' l'argomento in termini di prestazioni generali per quello che riguarda la parte canali. Il focus di oggi vuole essere invece più rivolto alla parte igiene e qualità dell'aria. Tematica che sicuramente è, se vogliamo, ritornata prepotentemente come tematica di riferimento in quest'ultimo periodo. Per purtroppo, insomma, ecco, facile dirlo, una situazione spiacevole che tutti stiamo vivendo. Quando parliamo di qualità dell'aria, spesso, ecco, ci appelliamo alle diverse definizioni di IAQ che troviamo nei vari testi sacri, manuali. Quella che noi richiamiamo qui in questo momento sostanzialmente è una definizione che ci arriva dalla UNI 10339, ovvero la UNI 10339, prendendo spunto dai protocolli, dagli standard americani SRAE, definisce in termini di qualità dell'aria interna accettabile quella caratteristica dell'aria per la quale almeno l'80% degli occupanti non esprima una certa insoddisfazione. Il giudizio, ecco, è abbastanza generico. Va detto che è risaputo che comunque noi tutti passiamo molto tempo all'interno di edifici chiusi. Studi dicono che mediamente noi tutti passiamo l'85% del nostro tempo all'interno di ambienti chiusi. E sempre altri studi dicono che nel 36% sostanzialmente di problemi legati a patologie respiratorie, ecco, nel 36% questo è causa dovuta da una scarsa qualità dell'aria. Tutto questo ha portato nel corso dell'evoluzione proprio normativa anche in Italia a recepire su tutti in Liguria una legge che, se vogliamo, è un po' stata la capostipite, ma poi successivamente altre linee guida o comunque altre delibere o leggi che tutte, per quello che riguarda la parte impianti di condizionamento, puntano l'attenzione sull'argomento manutenzione. Quindi tutti vanno nella direzione di poter affermare che se si vuole garantire una superiore qualità dell'aria respirata, si deve fare attenzione a garantire un livello di igiene in termini di particolato solido
quanto più basso possibile. Riguardo, infatti, entrando un po', ecco, in quello che è effettivamente il cantiere, che poi effettivamente è un po' la prova del 9, ovvero il fatto di poter dire cosa il cantiere ci insegna, ci dice, ma questo non per fare terrorismo, ma di fatto realmente, ecco, queste sono foto scattate di canali, come potete vedere, stoccati in cantiere, quindi prima di essere collaudati, ci siamo chi più chi meno spesso trovati in situazioni dove effettivamente canali magari costruiti anche bene, realizzati con materiali anche all'avanguardia, poi si sono trovati per ragioni di gestione del cantiere o comunque di tempistiche e di posa a fare i conti con spesso un ambiente non sempre all'altezza in termini proprio di igiene. E questo chiaramente a discapito della qualità del canale stesso o comunque di altri materiali che poi comporranno quell'edificio e comunque quei relativi impianti. Veramente quando noi pensiamo ad un impianto nuovo, quindi di prima realizzazione, siamo tentati e portati a pensare e ritenere che questo possa essere, anche nel caso della rete idraulica, pulito. Veramente i cantieri, i fatti non dicono questo. Spesso una rete idraulica nuova deve fare i conti con una quantità significativa e importante di particolato solido depositato per effetto di lavori di costruzione piuttosto che di cantiere. Se entriamo nel merito di quello che affermano le diverse leggi piuttosto che linee guida, e partiamo per ovvi motivi dalla situazione normativa, legislativa della Regione Liguria, come sapete nel 2002 è stata recepita questa legge, una legge che sostanzialmente si applica a tutti gli impianti idraulici installati in ambienti con volume d'aria superiore a 1000 metri cubi ora. Vengono definiti due valori di soglia di valutazione, uno per i canali di nuova costruzione, quindi parliamo del collaudo. Per poter ritenere sostanzialmente la rete idraulica idonea, la legge regionale preveda che venga fatto un primo controllo contestualmente al collaudo della rete idraulica, al fine di poter andare a valutare che la presenza di particolato depositato non sia superiore come peso a metro quadro ad un valore di 0,1 grammi a metro quadro. Quindi sostanzialmente la legge mi dice che io dovrei ispezionare, fare applicando una metodologia che ci arriva dall'America che si chiama NADCA Vacuum Test, una sorta di pompetta che permette di aspirare tramite una dima sui vari punti della superficie del canale la quantità di particolato depositata, il filtrino viene portato in laboratorio. Viene fatta la valutazione della quantità di polvere che è stata aspirata. Se questo valore supera questo 0,1 grammi a metro quadro, si dovrebbe intervenire con un'azione di bonifica. Bonifica quindi non significa andare a sparare un disinfettante, significa proprio un'azione di bonifica, ovvero di rimozione del particolato solido. Dopo 12 mesi, non è espressamente scritto in questa legge, ma è stato poi interpretato successivamente. Si passa dal cosiddetto concetto di non più condotta di nuova costruzione, ma condotta in esercizio. Il limite che in questo caso viene accettato è non più di 0,1 grammi a metro quadro, ma di 1 grammo a metro quadro. Ancora una volta, ogni 12 mesi io dovrei ispezionare, verificare se il valore è superiore a questo grammo a metro quadro, dovrei intervenire con un intervento di bonifica. Un po' questo è quello che sostanzialmente ci dicono anche le altre linee guida. Se andiamo ad analizzare le linee guida, quindi più trasversali a livello nazionale, recepite nel 2006, bene o male, ecco, ci ricordano che in fase di progettazione, costruzione e posa io devo rispettare la normativa EN 12097. Questa è la normativa che definisce ogni quanto collocare un portello di ispezione. Sostanzialmente si parla di un passo medio di 15 metri. La portina di ispezione deve essere collocata in ogni cambio di direzione, deve essere collocata in prossimità di accessori tipo batteria o altro. Detto questo, ridefinisce ancora una volta due valori di soglia, nuova costruzione, esercizio. L'esercizio rimane 1 grammo a metro quadro, il valore invece di nuova costruzione diventa ancora più severo, lo 0,1 della Regione Liguria diventa invece in questo caso un valore di 0,075 grammi a metro quadro. È un valore che è stato preso da standard americani, quindi è stato adattato questo valore prendendo spunto da valori dichiarati su testi americani, sempre in materia di manutenzione. L'ultima norma che vi andiamo a raccontare oggi è una normativa che ci arriva dall'Europa,
stata recepita nel 2011, è stata recepita anche come UNI. Vi dico già che questa normativa introduce, ecco, qualche differenza rispetto a ciò che abbiamo visto prima. Intanto introduce delle classi di qualità di pulizia, ovvero la norma sostanzialmente definisce tre classi, bassa, media e alta, e per ognuna di queste classi va ad identificare delle diverse attività. Quindi con anche una certa logica, va detto, mette in differenza casi tipo di camere bianche, di industrie farmaceutiche, di laboratori, vorrei dire sale operatorie, che le va a catalogare in classe alta, rispetto invece ad ambienti di fascia media dove rientrano per esempio il caso di uffici, alberghi, ristoranti, eccetera, eccetera. Per ognuna di queste tre classi definisce un intervallo di ispezione diverso. I 12 mesi questa norma li va a recepire solo per la fascia alta. Ancora una volta definisce dei valori limite per nuova costruzione e per esercizio. Nel caso di mandata di nuova costruzione, nel caso di nuova costruzione e mandata, il valore di riferimento è 1,03 grammi a metro quadro. Vi dico subito che chiaramente un lavoro che ricade all'interno della regione Liguria deve necessariamente rispondere come primo livello alla legge della Regione Liguria. Vi stiamo presentando questo tipo di norma perché a nostro giudizio è interessante, in particolar modo per quello che riguarda tutta una serie di procedure, di raccomandazioni che questa va presentando, che i documenti di prima non evidenzia, ovvero delle regole, le identifica con la sigla di PDI, Protection Delivery Installation. Ovvero il fatto che in base al tipo di classe di pulizia, mi ritrovo in un ambiente tipo un'industria farmaceutica, piuttosto che una sala operatoria, una camera bianca, bene, la norma mi dice che in questo caso i canali, una volta costruiti, devono essere protetti, ovvero sigillati, devono essere protetti durante il trasporto. Devono essere protetti una volta stoccati in cantiere, chiaramente il cantiere deve essere pulito, che una volta posati devono essere comunque tappati eventuali parti nelle quali possono entrare altri tipi di inquinanti, di polveri. Se è una contraddizione, prevede comunque un'attività comunque di pulizia. La realtà ci dice che gli interventi di bonifica se ne fanno pochi, se ne fanno pochi perché di fatto comunque la bonifica è un qualcosa che effettivamente impatta in termini importanti da un punto di vista economico. Tra i lati, se vogliamo, positivi di quello che stiamo tutti vivendo è che forse in questo possiamo dire, me lo auguro, potrà cambiare, ecco, un po' la sensibilità da questo punto di vista. Cioè, mi auguro che possa cambiare la sensibilità e che quindi questo problema che stiamo vivendo ci porta a tutti, ecco, ad avere una maggiore considerazione in chiave chiaramente di proprio manutenzione anche degli impianti di condizionamento. Va detto che non è comunque facile, nel senso che comunque molti, anche a noi in questi giorni, si sono rivolti per chiedere e porre domande in termini proprio di regole e comportamenti da adottare in questo momento di pandemia per effetto del virus Covid-19. Ci sono tante posizioni, mi sento in questo momento di potermi appellare all'AICAR, che insomma è l'associazione italiana in termini di condizionamento e riscaldamento, la quale sostanzialmente, parliamo di manutenzione, se è vero che comunque la manutenzione a prescindere aiuta, l'AICAR in questo momento è intervenuta per far fronte a tutta una serie, ecco, di uscite, di dichiarazioni che in questo periodo hanno anche, se vogliamo, puntato il dito contro l'impianto di condizionamento. Sono uscite, ecco, diverse dichiarazioni da parte magari anche di persone meno esperte dell'impianto di condizionamento, ma magari più esperte dal punto di vista di gestione dei virus. AICAR, avete già anche avuto modo magari di ricevere o vedere comunque nel sito ufficiale questo prontuario, ha rilasciato sostanzialmente una propria posizione in merito proprio a quello che è la diffusione del Covid. Non andiamo a leggerlo per ragioni di tempo in questo momento tutto, poi eventualmente per chi ne fosse interessato lo può trovare direttamente nel sito ufficiale di AICAR o possiamo anche noi sostanzialmente metterlo a disposizione. Quello che AICAR va dicendo è che è sbagliato
pensare in questo momento che per prevenire il Covid-19 si deve intervenire andando a spegnere l'impianto di condizionamento. Aicar va sottolineando che è doveroso in questo momento evitare il ricircolo dell'aria, che è possibile, anzi, per cercare di creare e favorire un maggiore ricambio dell'aria, il fatto di poter aumentare la portata aria esterna, ma che di fatto sia sbagliato sostenere che si debba in questo momento andare a spegnere l'impianto di condizionamento. Per la parte canali aria, sostanzialmente Aicar riporta questo passaggio: se il virus non è presente nell'aria esterna, ovviamente nei canali degli impianti in cui passa solo aria esterna, non si può trasmettere il virus. Qualcuno, per affermare il contrario, fa l'esempio della legionella, che non è un virus ma un batterio, e quindi si comporta in modo diverso dal virus. Ad esempio, prolifera in certe situazioni, mentre il coronavirus non prolifera e muore al di fuori del corpo umano in poche ore. Sostanzialmente, fatta questa premessa, si arriva poi a concludere in questo e anche in altri documenti che non si vede la necessità di dover intervenire in questo momento con un intervento di manutenzione, quindi di bonifica della rete idraulica. Farlo non è un male, l'importante però è rivolgersi ad aziende specializzate, quindi attrezzate e organizzate per intervenire in questo periodo di pandemia con i dovuti dispositivi e con dovute precauzioni per non rischiare di fare a quel punto un effetto opposto. Come azienda, noi abbiamo iniziato un percorso qualche anno fa in chiave di igiene e qualità dell'aria per quello che riguarda le strutture ospedaliere. Abbiamo in questo momento utilizzato questa foto del Duomo di Milano che insomma stiamo rivedendo e ritrovando in molti servizi nei vari telegiornali. Come è noto, insomma, la Lombardia, Milano, un po' meno di altre province, sono viste un po' come il punto nevralgico italiano della diffusione del Covid-19. Sono state realizzate diverse strutture, tra cui vado a citarvi questa, ovvero l'ospedale che è stato realizzato in Fiera a Milano. Stiamo parlando nella fattispecie non tanto della Fiera di Roppero, ma della vecchia cosiddetta Fiera di Milano City, un'area di 25.000 metri quadri. Un progetto che ha previsto d'urgenza la necessità in piena pandemia di poter realizzare e aumentare il numero di posti di terapia intensiva previsti per un numero di 200 posti letto. Per la realizzazione degli impianti idraulici è stata presa in considerazione, scelta e adottata la nostra soluzione di canale aria P3 ductal, nella fattispecie una soluzione speciale, quindi virtuosa, una soluzione di canale ad azione autopulente e antimicrobica. La scelta del nostro tipo di soluzione condotte è arrivata per, in maniera molto rapida, concetti legati a disponibilità immediata di materiale, possibilità di intervento anche direttamente in cantiere, riducendo i tempi di posa e possibilità di poter adattare velocemente in cantiere tutta una serie di possibili soluzioni di canale, oltre al fatto di scegliere una soluzione di canale aria che come performance, come prestazioni, garantisse i più alti livelli di igiene. Vado scorrendo alcune delle foto che voi trovate anche direttamente pubblicate nel sito ufficiale che è stato creato dell'ospedale Fiera Milano. Tutta una serie, ecco, di moduli, di grandi scatole, così definite all'inizio, nelle quali sono stati installati tutta una serie di canalizzazioni tra mandata e ripresa, sono stati intercettati i vecchi impianti di condizionamento presenti nella vecchia fiera di Milano City, inseriti tutta una serie di sei di filtri, ovviamente, si lavora in base a quello che si è detto prima solo con aria esterna, quindi senza il ricircolo, una rete idraulica che in questo momento, ecco, ha portato alla realizzazione disponibile di 156 posti di terapia intensiva. Queste sono alcune, ecco, delle foto, ma eventualmente vi invito, se avete voglia, di poter andare direttamente nel sito ufficiale dell'ospedale di Fiera Milano e lì avete modo di trovare anche altro materiale fotografico che di fatto, ecco,
va a raffigurare oltre ai nostri canali anche l'opera nel suo insieme. Milano, ma non solo, sono altre le strutture in cui nel corso di questo mese, possiamo dire circa, si è intervenuti per aumentare i posti di terapia intensiva. Vogliamo portare alla vostra attenzione anche quest'altra case history interessante, molto particolare. Stiamo parlando di una realizzazione in Campania per Napoli, Salerno e Caserta di strutture modulari, quindi prefabbricate, di terapia intensiva, quindi moduli ospedalieri che sono partiti da Padova, stimati 57 tir. Si è già predisposto il tutto in termini proprio di strutture, quindi metalliche non e impianti annessi e connessi. 57 tir, primo lotto, partiti, destinati in Campania, sono in corso di ultimazione proprio i vari reparti. Sono stati previsti 72 nuovi posti di terapia intensiva su Napoli e rispettivamente 24 su Salerno e 24 su Caserta. Possiamo dire che i motivi della scelta sono stati un po' quelli che abbiamo visto prima per la parte dell'ospedale di Milano. Una volta parliamo di strutture e di moduli che comunque richiedono una certa flessibilità di intervento anche direttamente in opera, oltre che la leggerezza, perché comunque parliamo di strutture dove comunque il fatto di poter installare canali particolarmente leggeri sono chiaramente, ecco, questi aspetti nevralgici e chiave nel realizzare moduli come questi. Tutte queste caratteristiche hanno portato proprio ancora una volta alla scelta del nostro tipo di soluzione. Ancora una volta le foto che vado mostrando sono alcune delle pose, sono ancora in corso di realizzazione. In questa fase stiamo parlando di tratti di canale esterni che dovranno essere poi trattati, impermeabilizzati come da nostro sistema, con la guaina impermeabilizzante per garantire una totale idonea tenuta all'acqua e alle infiltrazioni. Quindi un intervento rapido, reattivo, ripeto, l'azienda ha potuto garantire la continuità grazie al codice Ateco che ci ha permesso comunque di poter mantenere l'attività e garantire quindi la fornitura dei materiali necessari per queste, ma sono anche altre le opere in cui si è intervenuti proprio in quest'ultimo periodo, ovviamente esclusivamente nell'ambito sanitario. La soluzione adottata per queste applicazioni, proprio per fare un piccolissimo approfondimento, una soluzione che noi abbiamo sviluppato e lanciato nel mercato mondiale qualche anno fa, parliamo appunto di una soluzione di canale ad azione autopulente e antimicrobica. Sono previsti dei relativi accessori con trattamento antimicrobico e annesso, per quello che si diceva prima, proprio un sistema di staffaggio, quindi un'apposita controventatura antisismica, per far fronte a queste applicazioni strategiche, quali sono appunto le installazioni di tipo ospedaliero sanitario. Parliamo di un'innovazione che è passato tramite il concetto di poter pensare che il primo livello di intervento per garantire un'elevata qualità dell'aria, quindi di igiene, sia proprio quella di poter favorire la rimozione del particolato solido già al momento della fase di cantieristica e di posa. Il lavoro che si è svolto in termini proprio di ricerca è stato quello che ci ha permesso di poter andare a sviluppare un apposito coating nanostrutturato a base di vetro liquido che permette di poter favorire lo stacco della polvere già nella prima fase di movimentazione degli stessi tronconi di canali. E in un secondo momento pensare che nella fase di collaudo, per il semplice solo passaggio dell'aria, questa minima area di contatto, così determinata da studi sperimentali, che si viene a creare con questo coating nanostrutturato, faccia in modo che il primo flussaggio, tramite proprio il semplice passaggio dell'aria, possa favorire sostanzialmente un'autopulizia della rete idraulica e al contempo una migliore efficacia antimicrobica. Questa nostra soluzione è da qualche anno presente nel mercato ed è stato già oggetto di scelta di queste che vi avevamo appena raccontato, ma anche di altre realizzazioni in ambito sanitario in particolar modo e non solo. Ci siamo avvalsi per creare questo tipo di innovazione dell'effetto Lotto, che è un po' quello che viene visto tramite il concetto della cosiddetta foglia fior di loto.
Provo a visualizzare un video nella speranza che riusciate anche voi a vederlo. Il video sostanzialmente che abbiamo creato è un qualcosa che ci ha permesso di ricostruire al computer la teoria che sta alla base, sulla quale si fonda la nostra soluzione di canale CarePlus ad azione autopulente antimicrobica. Ovvero siamo andati a creare a livello di nanorugosità, quindi al tatto non è percettibile, si può solo intervenire tramite microscopio a forza atomica, siamo andati a riprodurre quello che appunto viene dal video mostrato nella foglia a fior di loto. La foglia a fior di loto che si mantiene pulita per effetto della presenza di una nanopeluria. Una nanopeluria che, stimato, permette di creare un'area di contatto del 3% per la goccia d'acqua. La goccia d'acqua così facendo non si spacca, rimane intera e rotolando porta via con sé lo sporco e mantiene pulita la superficie della foglia. Noi abbiamo riprodotto questo tipo di fenomeno nella soluzione canale aria, creando questo coating nanostrutturato che al pari della foglia permette di minimizzare l'area di contatto. Siamo quindi intervenuti sulla tensione superficiale del canale. Siamo arrivati tramite, ancora una volta, l'Università di Padova ad effettuare delle sperimentazioni che hanno messo a confronto la soluzione di canale autopulente con una soluzione tradizionale di canale liscio, anche solo antimicrobico, quindi non autopulente, e un condotto in lamiera. La sperimentazione ha permesso di dimostrare come, inquinando artificialmente la rete idraulica con i vari tipi di polvere e facendo una procedura di flussaggio delle reti idrauliche, messi a confronto, si è arrivati a determinare una riduzione del 50% di polvere depositata nel canale autopulente rispetto ai normali lisci e del 90% rispetto ai tradizionali condotti in lamiera. Come sapete, dei processi di lavorazione presentano già una certa quantità di olio, comunque di grasso, che chiaramente ecco, non può favorire per il solo effetto del passaggio dell'aria una facile rimozione del particolato solido. Stiamo parlando sostanzialmente di un materiale che utilizziamo, che viene usato anche in tanti prodotti e generi alimentari, per questo parliamo per esempio di uno dei chiamati i succhi di frutta. Vi parlavo di prove al microscopio a forza atomica, quello che abbiamo riprodotto con il video, in termini proprio ecco, di differenza tra una soluzione autopulente e una soluzione liscia, viene mostrata con questa slide a sinistra. Ripeto, stiamo parlando di nanorugosità, quindi veramente al tatto è difficile sentire proprio la differenza che invece viene mostrata da queste due immagini tramite catturate, tramite proprio un'analisi al microscopio a forza atomica. La particella di polvere, di poliuretano, polvere di cartongesso, tipica e comune polvere che si incontra nel cantiere, si va ad appoggiare su tante piccole punte. Questo va a minimizzare l'area di contatto e interviene appunto sulla tensione superficiale, favorendo già con la prima movimentazione proprio lo stacco della stessa polvere. Questo permettendo di arrivare al contempo a far sì che comunque non possa essere pregiudicata o comunque modificata la struttura per il passaggio, per esempio, di spazzole, effetti di abrasione o di scratchi. Va detto che noi stiamo parlando in questo momento di una soluzione che si va a proporre che non va a eliminare nel corso della vita la necessità di poter intervenire con un'azione di bonifica. Scegliere una soluzione di canale autopulente antimicrobica vuol dire scegliere una soluzione di canale che permette di poter favorire in particolar modo al momento del nuovo una prestazione superiore in termini proprio di minore quantità di polvere depositata. Così facendo, è chiaro che si parte già con una rete quanto più pulita, conseguentemente questo deve essere visto come una riduzione dei possibili numeri di interventi proprio di manutenzione nel corso della vita della stessa rete idraulica. Siamo andati a verificare che le normali azioni di scratching dovute a lavorazioni piuttosto che all'effetto di spazzolotto dovuto dalle setole, tipicamente utilizzate per la bonifica, non vanno in alcun modo proprio a pregiudicare l'efficacia di questa soluzione. Anzi, valutata secondo prove di attività antimicrobica, secondo standard ISO, in questo caso stiamo prendendo di riferimento uno standard ISO 22196, siamo andati sostanzialmente a prendere questa soluzione di canale autopulente e antimicrobica, denominata CarePlus, la si è messa a confronto con una soluzione non trattata, quindi priva di trattamento,
e si è presa la stessa soluzione di canale autopulente antimicrobica e la si è sottoposta a ripetuti cicli di pulizia. La norma dei condotti preisolati prevede che i materiali, per poter risultare idonei per la costruzione di condotte preisolate, devono essere sottoposti a 20 cicli di pulizia al fine di verificare che nel tempo, per fenomeno di erosione e di invecchiamento, il materiale non subisca alterazioni. Si sono prese queste tre situazioni e le si sono sottoposte a parità di condizioni secondo i dettami della ISO 22196. Questo metodo di prova che va a verificare per contatto dopo 24 ore una riduzione della carica microbica, vengono presi due riferimenti di ceppi batterici, lo Staphylococcus aureus che rientra nella famiglia dei gram più e l'Escherichia coli che rientra nella famiglia dei gram meno. Un campione non trattato si va a valutare in scala logaritmica una riduzione che abbia un valore pari a 2. 2 vuol dire un abbattimento in termini percentuali di 99%. Come vedete, un campione trattato lo si può considerare batteriostatico, ma non lo si può considerare battericida. La soluzione invece Care Plus, autopulente e antimicrobica, dimostra sia nei confronti dell'Escherichia coli che dello Staphylococcus aureus di garantire una riduzione della carica ampiamente superiore al valore di 2 e quindi superiore al 99%. Attività confermata anche per il campione sottoposto a 20 cicli di pulizia. Vengono qui a destra riportati quelli che sono i principali ceppi batterici, muffe e lieviti, per cui di fatto viene garantita questo tipo di soluzione. In termini, ecco, proprio di prove, riprendendo un po' effettivamente quello che raccontavo prima, quando si parlava di NADCA Vacuum Test, ecco, per capire sostanzialmente quello che ad oggi anche nella realtà dovrebbe essere utilizzato nella fase di ispezione, è proprio questo apparecchio di prova che permette sostanzialmente, tramite una pompetta a vuoto, una certa depressione, viene fatto passare tramite questa dima sulle due feritoie. Questo in depressione mi va a catturare il particolato solido depositato nel canale, il filtrino viene incapsulato, portato in laboratorio e viene fatta una pesata certificata. Noi abbiamo fatto questo tipo di prova, di test, con tanti campionamenti, per arrivare proprio a, come visto prima nel video, a concludere che la nostra soluzione di canale autopulente è in grado di poter garantire un 50% di polvere in meno depositata rispetto ai normali preisolati lisci e addirittura del 90% rispetto al tipico condotto in lamiera. Queste sono foto delle prove sperimentali, sotto invece sono foto catturate proprio in condizioni reali in cantiere. Lamiera, preisolato liscio, soluzione autopulente. L'iter quindi che noi proponiamo, altre foto, quindi di canali fotografati direttamente in cantiere, che sono tramogette di lamiera o comunque serrande, proprio per far vedere il diverso deposito e quindi come la polvere si attacca diversamente nelle diverse superfici. Per chiudere, l'iter quindi che viene proposto procedurale nell'utilizzo di questa soluzione di canale autopulente è proprio il fatto di poter pensare che per effetto di questa nanorugosità, già nella prima fase di movimentazione dei singoli tronconi di canali depositati nel cantiere, già in quella fase ci sia un primo stacco della polvere. Successivamente, contestualmente con la fase di collaudo, un po' anche come contemplato per esempio dal protocollo LEED, che nella categoria di Indoor Air Quality Management, Management Plan, prevede proprio un'azione procedurata di flash out, ovvero il fatto di poter andare a accendere l'UTA e far passare aria sulla rete idraulica per effetto di un'autopulizia proprio della rete idraulica. Chiudo dicendo che quando abbiamo effettuato la mappatura secondo lo standard LEED, quindi proprio ci siamo rivolti a degli esperti LEED da un punto di vista proprio di valutazione dei nostri materiali, quando hanno avuto modo di poter analizzare la soluzione di canale autopulente, hanno proprio sentenziato che questa è una soluzione di canale aria che sembra pensata e sviluppata apposta per rispondere proprio a queste procedure americane in chiave proprio di manutenzione delle reti idrauliche. Con questo noi abbiamo chiuso e a questo punto lascio la parola eventualmente ad eventuali vostre domande per poter magari
togliere qualche dubbio che può essere sorto in occasione di questa chiacchierata. Tanto grazie per l'ascolto e la pazienza. Allora, grazie Antonio, molto chiaro ed esaustivo. Abbiamo subito una domanda che ci hanno fatto prima, è la tabella con i valori delle attenuazioni lineari dell'umore, dove si può trovare? Sì. Sono disponibili in una nostra apposita guida tecnica. Abbiamo nel corso degli anni creato diverse guide tecniche per ogni tematica. Abbiamo una guida tecnica per la tematica sicurezza in caso di incendio, abbiamo una guida tecnica per la tematica igiene, una guida tecnica per la tematica sismica e abbiamo anche una guida tecnica per quello che riguarda la parte acustica. Quindi è tra l'altro un documento che è scaricabile dal nostro sito, ma magari se riusciamo poi, ma sicuramente a ricostruire, insomma, ecco, chi di voi ha richiesto il documento, sarà la nostra cura metterlo a disposizione dove voi trovate proprio delle curve che proprio permettono di poter, in base alla frequenza, in banda d'ottava e alla dimensione del lato minore del canale, identificare il valore decibel su metro di attenuazione lineare. Ok, allora tabelle del rumore. Allora, mi chiedono se c'è un riscontro in merito ai punti LED collegati all'utilizzo dei canali CarPlus. Mi è andata via la voce, chiedo scusa, se ci sono dei riscontri? Dei riscontri per i canali CarPlus per i punti LED. Se magari ecco chi ha fatto la domanda ha modo di collegarsi, che così capisco Sì, bene certo. effettivamente. Grazie. Buongiorno, sono io. Volevo chiedere se, visto che c'era stato un pool di esperti che ha, diciamo così, consigliato l'utilizzo dei canali in relazione al protocollo LID, e il protocollo LID attribuisce dei punteggi sull'utilizzo di determinati materiali, se c'era un riscontro di quanti punti LID si riuscivano ad ottenere con l'utilizzo di questa tipologia di canale. Sì, l'ho sentita, ad essere sincero, un po' a tratti, però penso di aver colto la domanda. Quindi la sua domanda, se non ho capito male, si riferisce al protocollo LID, quindi allo Esattamente, standard. esattamente. Perfetto, sì. Noi anche a riguardo, come accennavo prima, abbiamo appunto operato con degli esperti del settore, ci siamo affidati a loro proprio per poter, sono LID AP per capirci, quindi società che proprio intervengono in diversi cantieri per poter andare a valutare i diversi materiali. Vista la domanda, ecco, mi allargo un attimo di più, quindi mi prendo un altro minuto. Noi abbiamo lavorato con questa società per poter andare a cercare di mettere in evidenza quali sono sostanzialmente i vari punti chiave che la nostra soluzione di canale aria è in grado di poter andare a garantire in termini di prestazioni. Prima parlavo dell'aspetto autopulente secondo la categoria Environmental Quality. Come sapete, il protocollo LID prevede diverse aree tematiche. Noi abbiamo sviluppato anche in questo caso una documentazione, voi trovate proprio l'estratto di questa nostra mappatura nella guida tecnica per la parte sostenibilità. Un cenno rapido, vado un po', ecco, in maniera rapida, un po' a enfatizzare i principali aspetti chiave che il nostro tipo di condotto è in grado di poter offrire, per esempio dal punto di vista di sostenibilità, quindi di materiali. Il fatto di poter vantare uno studio di LCA e adesso con il nuovo standard LID V4, il fatto di poter garantire una dichiarazione di parte terza, ovvero un EPD e una percentuale di riciclato, bene, questi sono tre crediti, tutti che sono contemplati effettivamente dal nostro materiale e che LID va chiedendo. Per la parte energia, temi per noi importanti che siamo in grado di poter garantire sono un valore molto basso di conduttività termica e soprattutto il fatto di poter garantire una classe C di tenuta pneumatica. Come sapete, nei cantieri LID per i canali aria, una delle principali prove in termini proprio di commissioning che viene effettuata è l'attestazione di tenuta pneumatica. Siamo entrati in alcuni lavori, quindi per dare anche un nostro supporto, dove la perdita d'aria ammessa, l'ambizione era di poter ottenere una certificazione Gold, in quel caso era per un valore del 3%, quindi questo è il valore di aria
massima ammessa come perdita d'aria. La nostra soluzione di canale aria è riuscita a rispondere a questa specifica caratteristica. Altro aspetto sono, in chiave di environmental quality, le emissioni. È un tema su cui si è lavorato e stiamo ancora lavorando. Un altro aspetto molto importante che l'IDE chiede per tutti quei materiali che entrano in cantiere è che effettivamente questi, laddove utilizzati direttamente in cantiere, abbiano dei valori molto bassi in termini di VOC, di composti organici volatili. Abbiamo lavorato in questi anni cercando di innovare i prodotti su tutti, nella fattispecie, i sigillanti, per andare sostanzialmente, che sono quelli che vengono in larga misura anche direttamente utilizzati in cantiere nei punti di giunzione. Abbiamo innovato i prodotti per arrivare ad utilizzare prodotti a VOC pari a zero. Sono in corso ora, se qui stiamo parlando di contenuto di composti organici volatili, il recepimento del nuovo standard LEED V4 prevede anche un'attestazione delle emissioni dopo 3 e 28 giorni a prodotto applicato. Sono in corso le certificazioni in Danimarca, proprio anche da questo punto di vista, e saremo disponibili a breve a potervi fornire questi certificati, quindi che attestano da un lato che il contenuto è pari a zero, ma che al tempo stesso anche le emissioni risultano essere l'aspettativa prossime a zero proprio in termini di prodotto applicato. Ho raccontato alcuni degli aspetti principali che emergono da questa mappatura, ma per esempio anche la stessa parte acustica, in termini di comfort, per la parte environmental quality, c'è anche l'aspetto comfort acustico, si rifà alla SHRAE, un po' i metodi di prova che noi abbiamo adottato per le misurazioni si rifanno al metodo SHRAE. Noi rispondiamo al carico acustico proprio grazie al fatto che abbiamo queste sperimentazioni fatte sull'ambito acustico. Spero, ecco, di aver risposto, mi sono un po' allargato un po' la domanda che mi era stata posta. Molto chiaro, grazie. Prego. Abbiamo un'altra domanda. Allora, ci chiedono se i prodotti a base di cloro o ozono possono danneggiare il canale in fase di aspirazione. Allora, per quello che riguarda ambienti aggressivi, quindi il cloro magari subito ci fa pensare all'ambito, per esempio, delle piscine, se ne usa anche meno comunque negli ultimi anni come concentrazione di cloro. Sicuramente per ambienti aggressivi, tipo piscine, ambienti vicino al mare, quindi con presenza di salsedine, ambienti dove per esempio c'è un'elevata umidità, quindi penso al caso di wellness o di ambienti di questo tipo, acquari. Abbiamo nella nostra gamma sviluppato un'apposita soluzione denominata Resistant, che è proprio particolarmente nata e indicata per queste applicazioni. In questo caso il pannello, quindi parliamo sempre di una struttura sandwich, alluminio, schiuma poliuretanica alluminio, l'alluminio è protetto con una pellicola a base poliestere, spessore 13 micro, che è in grado anche da prove effettuate, secondo proprio test di nebbia salina, di poter garantire una resistenza proprio ad ambienti aggressivi e quindi anche nella fattispecie, immagino, di normali concentrazioni di cloro che io intendo ecco, per ambienti tipo quelle delle piscine. Ovvio, nel momento in cui ci troviamo a parlare di applicazioni dove c'è presenza di acidi, non più cloro, su tutti cito il caso per esempio di acido solforico con concentrazioni elevate, chiaro, la soluzione in questo caso non è in grado di rispondere, bisognerà in quel caso fare una valutazione puntuale per arrivare a valutare la necessità di poter magari intervenire con una verniciatura ulteriore apposita del canale, tipo per esempio con vernici epossidiche. Quindi ricapitolando, per quelle applicazioni aggressive esiste un'apposita soluzione, quindi vi possiamo fornire tutto il materiale da schede e certificati proprio che vanno a evidenziare come questo prodotto possa rispondere in questi ambienti particolarmente aggressivi. Sì, una presentazione, però volevano sapere più che altro la questione antibatterica. Se vuole, comunque, Fabio può anche intervenire. Chiedo scusa. Quindi parliamo sempre della soluzione allora autopulente antimicrobica. Allora, la soluzione autopulente è antimicrobica. Per quello che riguarda la parte interna, abbiamo anche per questo fatto test di nebbia salina e quindi possiamo assolutamente confermarvi che se parliamo lato interno, quindi il fatto di poter aspirare vapori, tra virgolette, aggressivi con presenza di cloro, il coating
che da un lato garantisce l'effetto autopotente antimicrobico, dall'altra parte è in grado anche di poter garantire una certa resistenza all'eventuale aggressione da parte del cloro. Il problema si potrebbe porre nel lato esterno del condotto, perché nel lato esterno del condotto la soluzione di materiale prevede un alluminio standard non protetto con pellicola, ma con lacatura. Eventualmente si potrebbe in quel caso, ecco, mettere a punto una soluzione speciale, secondo i produttori, per magari rispondere e lato interno e lato esterno. Quindi garantire lato interno un'azione autopotente antimicrobica e resistente alla corrosione e lato esterno un eventuale alluminio protetto adatto per questi ambienti. Sì, Antonio, sono Giacomo. Interpretavo un attimo la domanda posta dall'ingegnere su questo argomento. Più che altro intendeva porre l'accento su quelle che potrebbero essere l'utilizzo di prodotti sanificanti che si tenderà a utilizzare, secondo la domanda che viene posta, a base di cloro o ozono. Quindi voleva sapere come potrebbe reagire il nostro canale internamente se, o esternamente anche comunque, se esposto a prodotti di questo tipo, se abbiamo già una risposta, ecco. Sì, allora se parliamo di questo ambito stiamo parlando comunque di una concentrazione. L'ozono assolutamente non dà nessun tipo di problema e comunque il cloro che vabbè, non si utilizza, però forse magari per i canali si utilizza anche meno, ma si può utilizzare. Sì, in quel caso ci siamo interessati, abbiamo fatto delle valutazioni, stiamo parlando di assolutamente concentrazioni molto basse. Quindi anche inferiori a quello che poteva essere l'ambito quindi di piscine, tranquillamente vi posso già dire che ci sono già interventi di sanificazione. Gli stessi canali che sono stati adottati in questo periodo per alcune delle applicazioni sanitarie che citavo anche prima, sono stati sottoposti ad interventi anche di sanificazione, chiaramente nuovi, in quel caso erano, e non hanno subito alcun tipo di alterazione. Quindi il prodotto con il trattamento lato interno assolutamente non si lascia intaccare da queste sostanze. Abbiamo negli anni, ecco, già seguito proprio molti interventi da questo punto di vista. Ok, perfetto, grazie. Non ci sono altre domande? Per ora non ne abbiamo altre. Beh, io rinnovo il mio ringraziamento e a questo punto lascio a te la parola, Glauco, eventualmente se vuoi tirare le fila. A questi punti direi che possiamo chiudere se non abbiamo altri interventi. E quindi mi riapproprio brevemente dello schermo per la chiusura. Continuo a ringraziare tutti i partecipanti. Vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale YouTube dove troverete i vari video, anche questo quando verrà caricato. E anche alla pagina Facebook per essere aggiornati sulle novità. Vi ricordo il prossimo appuntamento di martedì al pomeriggio questa volta. E niente, vedo che non arrivano altre domande, quindi io a questo punto chiuderei l'incontro di oggi. Ancora grazie ad Antonio e grazie a tutti i partecipanti. Grazie a voi e alla prossima. Buona continuazione. Grazie, arrivederci. Buona giornata a tutti, grazie. Ciao, buona giornata a tutti, grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie.